grandissima cerimonia nel Salone dei 500. La seconda domanda, un po' più cattiva, è se Giancarlo Antonioni se li sente 60 anni addosso, perché non li dimostra. Questo è vero, ancora mi sento cinquantenne, diciamo, via. 50 più 10 si può ancora dire, 60 è già un po' più pesante come numero, però ancora a distanza di 2 ore sono ancora su 5. Domani, tra 2 ore sarò su 6, allora sarà un po' pesante, però moralmente, fisicamente, psicologicamente mi sento ancora giovane. Come fai a mantenerti così, Giancarlo? Allora, un po' di palestra, poca, no. Ma è pilates. Diciamo, la vita che ho condotto fino ad oggi, da sportivo, da persona che ha sempre così privilegiato anche a volte l'aspetto fisico, nel senso che ho sempre mantenuto un certo regime anche di menù, di cibo, di alcol che non ho usato assolutamente. Uno stile di vita sano, insomma. Uno stile di vita, diciamo, da atleta, che tuttora oggi rispetto e rispecchio. Quindi, insomma, credo che siano queste le cose, poi tante altre cose piacevoli che mi hanno portato ad avere questa età e forse dimostrare qualcosa in meno, però diciamo lo spirito forse di vita, no? Che mi ha portato a questo. E i fiorentini, via, anche loro ci mettiamo. Oh, c'è Riccardo, mentre il Livorno intanto è con Marco. Sì, intanto volevo ringraziarti Giancarlo per la telefonata e volevo chiederti cosa ti piacerebbe ricevere per il tuo compleanno domani. Nel senso, c'è proprio cosa che comprare, ma realmente, Cristiana? No, in generale, in generale. Diciamo, quando uno arriva a 60 anni pensa alla salute è la prima cosa. Certo, bello. Poi, non lo so, un sogno nel cassetto, qualcosa, un desiderio. Ma i desideri sono sempre quelli di migliorare la tua professione. In questo momento sto facendo un lavoro a livello giovanile, spero di poter aumentare questa carica, migliorare la mia situazione, diciamo, calcistica e nazionale. Poi dopo, sai, i sogni sono diversi, però in questo caso migliorare un po' la mia situazione personale. Buona festa ovviamente per domani, buon compleanno. Grazie, siamo vicini. Chiaramente seguiremo il tutto con le nostre telecamere, sarà inevitabile, sarà un giorno davvero particolare, speciale per Firenze. Grazie ancora. Grazie a voi, ci vediamo domani. Ciao. Grazie, ciao.